Ciao a tutti! Oggi prepareremo l'insalata di riso basmati con pomodori, tonno e fagioli. Il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa. Gli ingredienti sono riso basmati, acqua, sale, pomodori secchi, tonno sott'olio sgocciolato, olio, fagioli lessati, sale, pepe, basilico, origano, succo di limone, mais e pomodorini gialli. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua. Il sale. Posizionare il cestello con il riso. Chiudere con il coperchio. Ed azionare il bimby per 15 minuti, temperatura varoma, velocità 2. Nel frattempo mettere in un'insalatiera i pomodori secchi, il tonno, i fagioli, il mais, i pomodorini, il basilico, il sale, il pepe, l'origano, l'olio, un goccino di succo di limone ed amalgamare bene. Il riso è cotto, trasferire nella ciotola con i condimenti. Amalgamare bene con la spatola. Servire. Insalata di riso basmati con pomodori, tonno e fagioli. Grazie e alla prossima ricetta!